Monza, il tempio della velocità, con picchi di oltre 340 km orari. Scopriamo insieme i punti più impegnativi per i pneumatici. Prima variante, caratterizzata da forti decelerazioni in frenata. Variante Ascari, dove è importantissima la precisione di guida. Parabolica, curvone ad ampio raggio, con forte stress laterale del pneumatico. Curva 1, da 340 a 80 km orari in 150 metri. Massimo impegno longitudinale delle coperture anteriori che raggiungono i 130 gradi. Il pilota richiede massimo grip in frenata e in fase di inserimento curva, che avviene a bassa velocità con poco carico aerodinamico, condizione che delega alle sole coperture l'intera capacità aderente della monoposto. Variante Ascari. Sequenza di curve sinistra, destra, sinistra in quarta marcia a 220 km all'ora. Indispensabile la precisione di guida nei cambi di direzione assicurata dai pneumatici con elevata rigidezza di deriva, che consentono alla monoposto di mantenere sempre la traiettoria ottimale. Parabolica. Curvone veloce ad ampio raggio, i pneumatici in appoggio sono sottoposti ad elevata saturazione laterale. La combinazione carico aerodinamico forza laterale che arriva a 3,7 G sollecitano la struttura per un periodo prolungato. Frenate, impatti sui cordoli e violente accelerazioni. Media e hard, le mescole portate da Pirelli per affrontare al meglio le caratteristiche di questo circuito.